Bentornati per un nuovo episodio dell'Amiga del Cuore, il videogame che andremo a giocare è Gym Power, uno splendido platform, ma allo stesso tempo anche uno shooter. Infatti, nel corso dei 5 stage, le due meccaniche di gioco si alterneranno. Tornando indietro nel tempo con la mente, ricordo con piacere che fu il comparto sonoro di Gym Power a colpirmi maggiormente. Infatti ha una soundtrack di tutto rispetto, specialmente quella del primo livello e la intro. Andiamo quindi a vedere il long play dall'inizio alla fine con il nostro Jim che, arrivato in questo pianeta mutante, dovrà salvare Samantha, la figlia del presidente, che era stata rapita dal diavolo Vulcor. Di tanto in tanto inserirò il mio commento, cercando di farvi gustare il più possibile il gameplay. Cominciamo quindi con il primo livello. Qui prendiamo la prima chiave che ci servirà nel gioco per aprire le porte e avanzare. Qui abbiamo trovato la prima Smart Bomb, che saranno accumulabili così come le vite che si trovano in quegli oggetti. Una volta che si spara si aprono. Qui prendiamo anche il timer per avere più tempo. Ecco la prima vita e quindi arriviamo a 5. Qui invece quelle gemme che alla fine dei conti è importante solo per il punteggio. E inoltre abbiamo preso il primo power up, se così possiamo chiamarlo, la prima arma speciale. Qui le gocce velenose, bisogna stare molto attenti, essere super precisi. Qui la comparsa dei primi mostri alati. Ed ecco qui invece l'invulnerabilità, che alla fine comunque non dura tanto, dura per pochi secondi. In questo momento sto cercando di risparmiare più smart bomb possibili per usarli successivamente i nemici quelli più tosti. E qui arriviamo al primo mini boss. Alla fine nulla di complicato, il suo pattern è veramente semplice e si può ucciderlo così senza consumare l'attacco speciale. Ecco, un'altra arma e si prosegue. Altro timer e qui queste mattonelle che si aprono e si chiudono. L'importante è puoi anche metterti con più di un piede e mezzo. Alla fine non cade. Bisogna prendere le misure e andare. Qui invece mi sono fatto fregare. Qui degli spuntoni. Come vedete il gioco concede tanto. Ti permette di
riguadagnare nell'immediato sia le smart bomb che le vite. Queste mattonelle che continuano a muoversi. Qui ho perso di nuovo l'invulnerabilità, la reparabilità, che serve per passare il primo ostacolo, altrimenti si muore di continuo, mentre quelli successivi bisogna solo attendere il momento giusto per passare. Altra nuova arma, un attacco diciamo a 3, ma ti spara anche alle sue spalle. Altri mostri alati. Ecco ora. Qua bisogna sì andare sulla mattonella e che stare attento. Quello sparo, cosa che non ho fatto. Però vedete, quando morite poi siete invulnerabili per qualche secondo, e lì è stato utile perché ho approfittato per passare indenne senza rifarmi ogni volta tutto il procedimento, altrimenti probabilmente sarei morto ancora. Invece così ti togli il problema. Quella prima smart bomb, che non è che ripulisci dallo schermo tutti i nemici, bisogna comunque colpirli. Altri tasselli. Qui mi sono preso il mio momento, diciamo, per calcolare tutto quanto alla perfezione. Eccoci. E qui con il jetpack si passa, come vi ho detto prima, allo shooter. E subito ci si presenta con un boss. Si passa al terzo livello. Possiamo chiamarla tipo una navicella spaziale.
nella prima parte dobbiamo rimanere nella parte bassa dello schermo e basta sparare quegli spuntoni. Ora qui ti devi mettere nell'esatta posizione per non essere colpito da queste bombe, mentre comunque si continua a sparare. Una volta battuto questo nemico, la navicella farà un movimento, vedete? Prima così, all'indietro. Poi quando si sposta in avanti noi dobbiamo comunque accompagnare il movimento, altrimenti quello spuntone ci ucciderebbe. Ora si va nella parte superiore e basta mettersi qui e sparare all'infinito fino a quando quell'oggetto esploderà, e qui finisce anche questo boss, per poi accedere al terzo livello. Eccoci qui, si torna alla fase platform. Qui ci sono altri tipi di nemici. Ho visto le piante carnivore che sparano, i zombie, questi tipo Robin Hood, ma in versione cattiva. Ecco, un altro sparo. Un'altra evoluzione. Bisogna sempre stare attenti ai colpi dei nemici. Ora questi insetti. Anche gli avvoltoi. Bisogna stare attenti perché questi poi tornano indietro. Qui sempre delle nuove fasi di salto che cambiano ripetutamente. Ogni volta quindi bisogna impararsi come superare quel meccanismo. Qui una serie di piante. Bisogna ucciderli una alla volta senza farsi prendere dalla fretta. Vedete, mi ha rincorso. Comunque lui arriva fino ad un certo punto e non è più veloce di te, quindi non c'è pericolo che ti possa fregare. E prendiamo un'altra chiave e si prosegue. Qui il mid boss, che è molto simile a quello che abbiamo incontrato al primo stage. Saltella e ti attacca, ma rimanendo tutto sulla sinistra non c'è pericolo che ti possa colpire. L'importante è abbassarsi quando viene proprio vicino. E si continua.
in questo tipo di livello, vedete, alcuni colpi si confondono con lo sfondo, bisogna stare attenti, che può essere colpito quando meno te lo aspetti. Qui mi ricordavo che era una zona difficile, infatti dovevo usare la smart bomb, però l'ho usata prima del dovuto e quindi alla fine comunque ho perso una vita, anche se ne ho abbastanza, perché come vi ho detto prima, sotto questo punto di vista il gioco è molto generoso. Però andando avanti, soprattutto nell'ultimo livello, la storia si farà più complicata. E lo vedrete molto presto. Siamo quasi arrivati alla conclusione di questo livello. Qui un altro passaggio determinante. Ci sono quegli spuntoni che ti possono colpire. Qui, come vi ho detto prima, vedete, vanno veloci e anche piano. Tendiamo e passiamo. Ora una sequenza di api. Distruggiamo l'alveare. Ecco un altro momento. Prima mi sono occupato di quella pianta che spara lì sulla destra e poi qui si può passare. Eccoci, andiamo dritti dritti al quarto livello, anche questa volta con doppio boss. Ora nell'immediato il primo e poi il secondo al termine del livello. Qui dobbiamo prima distruggere gli occhi e poi la bocca. Anche questo boss, come abbiamo visto precedentemente, oltre a sparare esegue dei movimenti. Anche qui pattern molto decifrabile. Qui dopo un paio di volte impari bene come muoverti per non essere colpito. Ci siamo quasi. Consumiamo qualche bomba, tanto ne abbiamo veramente in gran numero. Perfetto. Ora andiamo con la seconda parte. Anche qui l'importante è sparare, sparare, sparare.
A volte i nemici ti arrivano anche da dietro, come in questo caso. Dopodiché la sequenza, diciamo, è quasi la stessa, cambia solo il nemico, con i suoi pattern ovviamente. E anche qui un occhio particolare allo sfondo, perché alcuni colpi sono quasi invisibili, diciamo. Quindi bisogna fare della pratica. Ed eccoci al boss. Qui questo robot meccanico fa dei salti strani, però nulla di così importante. E questo invece è lo scondo vero e proprio. Qui ho usato questa tecnica dove mi mettevo qui tutto sulla destra, dove che li sparavo e tornavo di nuovo di là. Solo che ho commesso un errore, infatti non ho tenuto sotto controllo il tempo e non ho utilizzato neanche le smart bomb, sono andato proprio tranquillo. Tant'è che è successo poi una cosa in particolare. Ho continuato sempre a sparargli, solo che a volte non lo colpivo. Tant'è che sono arrivato a 30 secondi, quindi mi rimaneva davvero poco per poi distruggerlo completamente. Allora qui ho cominciato ad utilizzare le smart bomb. Qui il boss fa una sequenza di attacchi, si possono evitare facilmente. Qui ero proprio pelo pelo, guardate, 7, 6, 5 secondi. Ancora. Guardate che succede ora. L'ho ucciso quando mancava un secondo. Solo che il timer non si ferma nell'immediato appena distrugge il boss, ma continua, vedete? Continua. Fino a quando lo schermo diventa nero e si passa allo stage successivo. È un particolare che non sapevo sinceramente. Allora, ho perso, diciamo, questa vita così, in maniera quanto strana.
Ma ed eccoci giunti all'ultimo livello, dove le cose si fanno un tantino complicate. E vedrete che ho rischiato davvero tanto di ricominciare da capo, perché nonostante avessi tante vite, ho commesso anche degli stupidi errori, rischiando quindi, come vi ho detto, tantissimo. Qui compaiono altri nemici. Ecco, ad esempio, qui un errore quanto banale, perché devo solo attendere che tornava su per poi passare. Qui bisogna anche aspettare, vedete qui quelle fiamme, sono 8. Dopo la quarta fiamma c'è quell'attimo di tempo dove tu puoi passare senza quindi farti colpire. Qui questa specie di formiche, dove sembrano, diciamo, stupide, invece per farle fuori devi comunque attendere il momento giusto, studiare l'avversario. Vedete, c'è una specie di tronco nel terreno che impedisce ai tuoi colpi di andare in basso. Ok, si prosegue. Altra chiave. E apriamo anche la porta. Qui è un doppio passaggio con queste palle di fuoco. Vedete, c'è di tutto per rendervi appunto la vita impossibile. Altra smart bomb. Abbiamo ancora 6 vite, ora 5, anzi ancora 6, perché nella schermata potrei vedere fino a 6 vite, ma in realtà ne avevo molte di più. Veniamo al mid boss. Anche quest'ultimo con un pattern molto intuibile da evitare, ma nonostante ciò, per la fretta di finirlo il più presto possibile, comunque ho commesso un errore perdendo una vita. Qui un'altra morte si poteva evitare. E vedete che ora sono sceso a 5. Nonostante questi long play dell'Amiga che porto dall'inizio alla fine, posso comunque usare i save state. Mi sembrava superfluo usarlo
qui su Gin Power, dove il gioco come se ti regala tante vite per finirlo senza problemi. Qui questo diavoletto che ricorda da vicino quello di un altro videogame che conosciamo tutti quanti. Ci siamo quasi, manca poco. Io qui ci ho messo del mio, avete visto, ho perso due vite veramente in maniera orribile. Qui sto evitando di usare le smartphone perché saranno importanti per l'ultimo boss. Poi vedrete perché. Altra chiave. Ecco, ora una parte veramente che mi ha fatto penare non poco. Qui ho perso le vite arrivando quasi al game over.
Ed eccoci all'ultimo boss. Qui vedete che è facilissimo distruggerlo se avete le smart bomb. Infatti io non le avevo consumate per poi spararle tutte in una volta contro il diavolo finale. Ecco, infatti, 2-3 colpi e lo abbiamo distrutto. Eccoci quindi ai titoli di coda, dove qui possiamo vedere il nostro Jim contento. E il gioco ci dice: congratulazioni, hai distrutto l'ignobile diavolo Vulcor, ora Samantha è libera e il pianeta mutante non sarà più pericoloso. Ed eccolo qui con gli occhiali sgargianti e la bellissima Samantha. E anche Jim Power lo abbiamo archiviato. Io personalmente non ho nessun problema a metterlo nella mia lista dei 10 migliori giochi per Amiga. Ora fatemi sapere qual è il vostro giudizio, se lo avete mai posseduto o se lo avete recuperato recentemente con l'emulazione. Prima di salutarvi vi voglio ricordare di andare alla pagina Facebook del canale YouTube, perché lì troverete un extra di questo episodio. Un oggetto quasi raro definirei, per cui un'occhiata andatela a dare. Per oggi quindi è tutto, non mi resta che darvi l'appuntamento per il prossimo episodio, sempre qui con l'Amiga del cuore.